Thank you.
Credo che stasera si sia riavverata l'alchimia che cercavo dell'unione tra l'architettura e la musica. Il progetto Bach Romanico e Piceno in realtà pone l'accento proprio su questo binomio che diventa poi un'unione vera. Stasera ho la fortuna di avere Enrico Loccioni e Maria Sole Marchigiani. Enrico Loccioni ci racconterà un po' il progetto Valle di San Clemente, che è un progetto che ho conosciuto quando ho chiamato qui all'abbazia, all'InfoPoint, mi ha risposto Maria Sole, e una bellissima realtà tra l'altro delle guide che giornalmente ospitano e raccontano la storia della valle, credo, giusto, e anche dell'abbazia. Stasera ho seguito la quinta suite BWV 1011 di Johann Sebastian Bach, direi imponente opera della collezione di sei suite, per violoncello solo. Questa suite è costruita su un impianto a cordale dello strumento differente rispetto allo standard. Era un'accordatura che si usava nella zona di Bologna, tra l'altro un'accordatura che ho osato di usare anche nella quarta suite, e prevede la scordatura della prima corda da La a Sol, quindi abbiamo una quarta, un intervallo di quarta tra la prima e la seconda corda e poi tutti gli intervalli di quinta. È una partitura che dà, diciamo, spazio a uno sviluppo della tecnica differente e direi quasi un ibrido tra la tecnica del violoncello e la tecnica del liuto, la tecnica della chitarra barocca. E dà proprio un suono oscuro. Tra l'altro mi sono trovato veramente bene rispetto alla suite, all'opera musicale eseguita, perché questa abbazia già ha un suono veramente un po' cupo, rimbombante no, e comunque mantiene la chiarezza che serve all'ascolto, e ecco, direi è la perfetta cornice sonora. In realtà l'architettura perde un po' la sua matericità in questo progetto, divenendo vibrazione anch'essa. Il concetto è proprio questo, e invece la musica di Bach è uno degli esempi fulgidi della scrittura architetturale strutturata in base a numeri e anche regole ben precise. Rispetto a questa suite, alla sua scrittura, prima di passare la parola a Enrico, volevo raccontare un po' la storia di questa suite rispetto al fatto che Bach, dopo averla scritta, ne fa una versione per liuto, BWV 995, arricchendo la scrittura iniziale di un pensiero polifonico aggiungendo voci, e questo per un violoncellista è veramente intrigante, perché prima legge la sua parte, poi Bach ne scrive un'altra versione aggiungendo cose su cose, e capisce un po', per quello che possiamo, il pensiero proprio polifonico e contrappuntistico dell'autore. E a proposito di trascrizioni, ci arrivo a un punto veramente importante, e siamo vicino ai Jesi. Bach era solito fare trascrizione, soprattutto degli autori italiani, Vivaldi, Torelli, Albinoni, e anche Marcello e altri, e trascrive anche cose sue da uno strumento a un altro, come era prassi dell'epoca, e addirittura però trascrive il celebre Stabat Mater di Pergolesi, che è di Jesi. Quindi c'è un legame tra questa terra, direi, e l'autore tedesco. Prende questo Stabat e lo trasforma in una cantata sacra, anche lo Stabat sacro, e la cantata si chiama Tilge Extermeine Sünden. Vi invito a scoprirla se non la conoscete. Ecco, e detto questo, credo di aver completato il mio intervento e raccontiamo un po' il progetto della Valle di San Clemente. Ciao Enrico. Buona a voi, grazie per la presenza. Buonasera. Grazie Credo a te per essere. che sia veramente una bella cosa in un luogo magico come questo vedere Meraviglioso. musica e immagini che da sempre parlano un linguaggio internazionale. Credo Assolutamente, che sia assolutamente. questo il punto di partenza, in un luogo veramente straordinario dal punto di vista paesaggistico, per Assolutamente. È meraviglioso arrivare qui, veramente, La veramente. Valle di San Clemente è un'area di 200 km² dove si caratterizza per le torri longobarde che c'è nelle colline. Questo a significare che è un'area comunque sicuramente di interesse naturalistico, non solo, ma da tanti anni. In questo caso rappresentato
da una storia come quella dell'abbazia, che comunque almeno ci racconta, ci trasferisce mille anni di sopravvivenza e di tutto quello che è successo nel lavoro che c'è, certo, o nelle comunità che ci sono intorno ai monaci, ai mezzari, e tutto quello che è avvenuto nella storia dell'abbazia. Il progetto di Valerie Semplemente vuole essere solo un luogo da valorizzare, coinvolgendo chi già nel territorio fa qualcosa di buono. Partiamo da quello che c'è, come sempre, ma soprattutto c'è una risorsa straordinaria che sono i giovani, quei pochi che ci sono rimasti, che speriamo che ci tornino anche altri a fare compagnia, proprio perché c'è un problema anche di decrescita, di calo demografico pauroso, e già è avvenuto questo negli ultimi 50 anni. È anche legato al sisma? Oppure no? No, perché era già molto meno. Il sisma ha mantenuto altri guasti, perché sono un problema. Era già successo. Però ecco, la valorizzazione di tutto il territorio, che comunque è centrato sul comune Capiro, come presenza di un comune che ha tutto il suo territorio dentro la valle esattamente, e poi c'è il comune di Porto San Vicente. Intorno a questa valle ci sono gli altri comuni che toccano una parte di questa, che è Serra San Quirico, Fabriano, Materica, San Severino, Cinguri, Supramontana. Un territorio abbastanza vasto. È una terra di confine proprio, dove c'è la convergenza di tutti i confini tra le province di Macerata Ancona, i comuni di Serra San Quirico e Apiro, e poi c'è le parrocchie, questa è Sottodomo, che dipende da Fabriano, cioè, okay, mette d'accordo tutti. Però siamo nel comune di Apiro, comunque. Questo è il comune di Apiro, di proprietà del comune. Noi ci siamo fatti il carico di fare dei progetti di miglioramento per valorizzarla tenendo aperta, con degli strumenti come il Marisole, che in qualche modo fanno dei percorsi di preparazione coerenti con il loro percorso universitario, ma fanno anche esercizio di incontro, di rappresentazione della storia di questa passione. Sono molto più preparati per me. Anche perché, scusami, questa passione non è esattamente molto conosciuta, io non la conoscevo, eppure è veramente meravigliosa, e vi invito fin da adesso a scoprirla, e troverete Maria Sole e altre guide che questa racconteranno. Prego, scusami. Questo fa parte della caratteristica dei marchigiani, tra farlo sapere e non farlo sapere, ma io esatto. Ce la finiamo qua dentro, bella chiusa, e sarà anche chiusa, perciò. Esatto. E io invece credo che proprio per i percorsi internazionali che riguardano anche il lavoro, non valorizzare un bene così ricco di tutto, di storia, di architettura, dell'abbazia romanica, per cui è nella filiera dell'abbazia romanica delle poche che ci sono in giro per le Marche, perciò. Oltre a questo, il lavoro dell'abbazia dentro la valle esattamente, portiamo avanti dei progetti di ricerca con le università, Camerino, Macerata, piuttosto che Ancona o Perugia, che riguardano il sottosuolo, l'acqua, tutta la parte naturalistica di quest'area da valorizzare, perché da tanti anni è stata trascurata. Per questa ragione stiamo rivalorizzando la scuola, dove le scuole rurali fra il 57 e gli anni 60-70 sono rimaste le scuole in questo territorio. Poi con lo spopolamento dell'area anche le scuole hanno finito la loro funzione. Adesso questa funzione viene rinnovata con una ristrutturazione della scuola, e diventa il luogo dove progettare il futuro. Perciò il passato è rappresentato da questa straordinaria abbazia, il presente è rappresentato dal lavoro, perché c'è un'impresa agricola che vuole essere un laboratorio per coinvolgere sempre studenti o persone che iniziano un percorso di lavoro, per poter fare un'agricoltura che sia rispettosa delle rotazioni culturali, che comunque abbia, grazie alla tecnologia, abbia un buon rapporto con l'uomo e natura, e questo diventa il lavoro. Il futuro è rappresentato dal luogo comune della scuola, dove l'incontro tra docenti, esperienze, studenti di qualsiasi disciplina possono veramente fare dei percorsi formativi, che riguarda anche la capacità di promozione di prodotti locali o comunque di attività locali, e anche un'attività di vendita che rientra appunto in quelle cose che dobbiamo migliorare, perché siamo riconosciuti in giro, anche del lavoro nostro professionale, già parlo,
dove comunque c'è un riconoscimento, non solo per i marchigiani, ma per gli italiani in genere, ma per i marchigiani, che sul fare e sul saper fare non esiste mai di solito problema. Esatto. Sul far fare, cioè la delega, crescere attraverso la delega e far sapere, c'è molto da fare. Allora credo che sia sicuramente una bella opportunità per tutti noi, partendo soprattutto dai giovani, e su questa cosa qui sono già molto, arrivano già molto più preparati, no? Perché il minimo hanno fatto dei viaggi, il minimo hanno fatto le trasferte, conoscono un po' di lingue. Questo aiuta molto a trarre in questa rete non solo altri studenti o altri giovani per conoscere quello che si può fare in una bella area come questa, ma soprattutto può evolvere per tematiche diverse, come in questo caso questa sera, persone che vengono da aree diverse, da esperienze diverse, che lasciano comunque qui sicuramente loro passare. Perfetto, grazie Filippo. Adesso chiedo a Maresole Marchigiani invece la storia un po' dell'abbazia, dopo aver ascoltato Enrico. Grazie. Niente. Allora, Enrico ha già parlato di Valle di San Clemente, perché proprio tutta la valle, che include 7 comuni, prende il nome da una chiesetta romanica che si trova nella frazione di Isola, nel comune di Poggio San Vicino. La prima traccia di questa abbazia proprio, l'abbazia di Sant'Urbano, risale al 1033, quando c'è appunto avviene lo scambio epistolare tra l'abate dell'abbazia, quindi Gisberto, e l'abate dell'abbazia di San Vittore Alecchiuso, una bellissima abbazia poi a Cina. E quindi questo scambio manifesta proprio l'esistenza di questa abbazia, che sicuramente esisteva già precedentemente a questa data. Una seconda data importante è 1086, quando c'è proprio la consacrazione dell'abbazia come abbazia benedettina. Da questa data in poi l'abbazia acquista sempre più prestigio e anche risonanza, e basti pensare che alla dipendenza dell'abbazia c'erano all'incirca una quindicina di chiese e anche dei castelli importanti, come quello di Sant'Urbano, che si reggeva proprio di fronte all'abbazia. E i primi contrasti avvengono all'incirca nel 1200, e è una fase molto importante questa dei contrasti, perché i comuni si stanno affermando e quindi vogliono proprio contato, quindi sottomettere anche chiese appunto e abbazie come queste, che risultavano proprio un vero complesso autogestito dai monaci, e quindi tutta l'abbazia, diciamo, si assoggetta al comune di Iesi. A Piro, che ha sempre voluto invece l'abbazia e il suo castello, si rivela a quest'atto e distrugge completamente il castello di Sant'Urbano, di cui oggi appunto non abbiamo più traccia, e anche gran parte dell'abbazia. Ed è proprio da questa distruzione che possiamo capire bene anche l'architettura e la tripartitura anche dell'abbazia. Effettivamente l'architettura rispecchia pienamente questa distruzione e ricostruzione, perché abbiamo in questa navata centrale abbiamo questo arco a sezione acuta più vicino al gotico, giusto anche gotico. Sì. Mentre nelle navatelle laterali abbiamo invece, diciamo, un gusto più romanico, ecco. E questo è visibile anche nel presbiterio, nella parte rialzata. Allora, qui siamo nell'aula, e l'aula doveva essere un atrio per i laici e per i fedeli, che non potevano elevarsi nel secondo ambiente, che è appunto quello del presbiterio, riservato ai monaci. Effettivamente, se vediamo anche questa apertura qua, che è l'iconostasi, ovvero proprio una vera e propria barriera, diciamo, questa apertura è stata fatta successivamente, tant'è che rovina proprio l'affresco, diciamo, perché doveva essere una chiesa come contenuta, custodita dentro questo scrigno, no? E quindi i monaci si affacciavano, parlavano ai fedeli tramite questo pulpito qua imponente di pietra. Esatto. E un'altra particolarità di questa divisione si può notare anche nei capitelli. Nei capitelli qua abbiamo tutta una simbologia legata alla caccia, anche di simboli pagani. Abbiamo addirittura un logo certo, la tetra.
abbiamo la chimera con il mostro ibrido, abbiamo i cavalli di fronte che simboleggiano la lotta continua del bene contro il male, mentre nei presbiteri, la parte riservata invece ai monaci, c'è tutta una simbologia che è legata invece al Vangelo. Un'altra particolarità riservata alla cripta, che l'ambiente non so che hai potuto visitare, insomma, è un ambiente molto particolare, esattamente, che mantiene la sua struttura originaria, le sue colonne originarie, e l'altare anche è proprio della prima fase della costruzione dell'abbazia, con quell'epigrafe che riporta un'emergenza plenaria, grazie alla quale è stata possibile la ricostruzione proprio dell'abbazia, perché sappiamo che l'emergenza era un modo per legittimare anche, no? Queste entrate per l'abbellimento e la ricostruzione della chiesa. Effettivamente alla seconda fase risalgono pure tutti gli affreschi che possiamo vedere sia anche nella cripta. E l'ultima particolarità proprio vi racconto, perché questa è una cripta che abbiamo qua, che attrae sempre moltissimi visitatori, è l'occhio luminoso. Effettivamente il 25 maggio, il giorno di Sant'Urbano, un raggio luminoso entra attraverso la manopola nell'abside maggiore e va a colpire proprio quell'incisione posta in quella colonna. Che quel segno circolare. Esatto, il segno circolare è un po' che corre tutto il perimetro. Esattamente, poi le interpretazioni sono differenti. Però la cosa particolare è questa corrispondenza, questo dialogo anche tra questo simbolo qua e il simbolo che è sempre un cerchio posto nella cripta, che viene illuminato nello stesso istante in cui è illuminato quello, esattamente il 25 maggio, che è proprio patrono, il giorno del patrono di Sant'Urbano. Giocavano con l'architettura. Esatto, quindi è assolutamente voluto questa corrispondenza, questo dialogo, poi l'interpretazione di un minuto, perché sono appunto differenti. Saranno infinite. Esatto, le leggende poi nelle abbazie specialmente. E sì, questo più o meno è in generale. Grazie, Maresole. Allora, io prima di concludere devo ringraziare Enrico Luccioni, il progetto della Valle San Clemente, Maresole Marchegiani e le altre guide che ci hanno ospitati e accompagnati durante questo percorso musicale e architetturale, il comune di Apiro, l'abbazia tutta, chi lavora qui, e un altro ringraziamento mio personale a un amico che mi ha accompagnato, diciamo, ha nutrito la fase di ideazione di questo progetto, è l'architetto Roberto Frollà, che è non solo un architetto, anche direttore artistico del Festival Musicale Piceno, che ospita i miei concerti streaming, questa serie di 6 concerti, Bach e Romani con il Piceno, e la sua visione architetturale appunto che ha nutrito questo progetto con alcuni aspetti e accortezze, oltre a quello organizzativo, in quanto direttore artistico. Quindi chiudiamo qua, vi ringrazio, vi do appuntamento alla sesta suite, che sarà venerdì prossimo, dalla chiesa di Santa Maria Mare a Torre di Palme, comune di Fermo, che chiuderà e concluderà questo ciclo di 6 concerti. E l'ultima cosa, i bravissimi tecnici audio-video, Alessandra Machella e Maurizio Machella, che sono stati fantastici e meravigliosi. Grazie ancora a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie. Grazie, grazie ragazzi.